Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati, ho già fatto la doccia, abbiamo sistemato un po' di cose, adesso colazione e poi si parte con la giornata. C'è chi si sta mettendo a studiare e chi invece guarda i suoi episodi di anime. Cosa che vorreste sapere se ti iscrivi a psicologia? In ogni esame, e ripeto, in ogni esame, studierete sempre la stessa cosa, ovvero una tipica contrapposizione riguardante la valutazione del ruolo dei fattori biologici, nature, e di quelli dei fattori legati all'esperienza, nurture. Ogni volta studiamo il dibattito natura e cultura, quindi quanto l'esperienza nel contesto sociale possa influenzare determinate caratteristiche dell'individuo o quanto questo peso è determinato da fattori ereditari biologici. In ogni cavolo Anche noi, però di esame, anche più voi. tumori. Ok, Vabbè, comunque mettetevi in testa che studiate psicologia, ogni libro vi ritrovate il dibattito Nature Nurture. E ora che lo sapete potete tranquillamente balzarlo. Perché, cioè, però io non ce la faccio a balzarlo, devo leggerlo comunque. Di fronte a un disturbo psicologico presentato da un bambino, possiamo domandarci in che misura sia il risultato delle caratteristiche con cui egli è venuto al mondo e in che misura invece dipenda da esperienze successive alla sua procreazione. E vi risolvo così velocemente dicendo che c'è sempre una parte biologica, quindi nasciamo con delle caratteristiche ereditate, quindi per forza il peso biologico c'è, ma poi quello che si evidenzia in tutti questi anni di ricerca e negli studi è che poi il contesto sociale fa la sua parte. Quindi se voi a livello biologico ereditate una certa cosa, ma poi il contesto di crescita vi porta a sviluppare altre caratteristiche, allora non è detto che insomma ci sia poi questa, cioè insomma il vostro destino può comunque cambiare. Quindi il contesto poi di crescita è importantissimo. Detto questo, torno a studiare. E comunque mi spiace dirlo, ma qui c'è proprio il dibattito col clinico a forte caratterizzazione ambientalista oppure biologica, e io mi sento più sul lato ambientalista, nel senso che non ammetterà mai che un bambino nasce con certe caratteristiche, cioè ammetterà che un bambino nasce con certe caratteristiche, ma affermerà che queste potranno solo costituire un terreno sul quale sarà poi l'ambiente a produrre certe conseguenze, come possono esserci terreni più o meno fertili o più o meno portati per certe culture, ma è quello che ci seminiamo che determina il tipo di pianta che vi crescerà. Ugualmente, bambini più o meno predisposti allo sviluppo di stati depressivi, per esempio, tenderanno di fatto a presentarli solo quando le condizioni di vita li porteranno in questa direzione. Io mi sento un po' più sull'approccio nurture rispetto che nature. Sì, però dai. Mi sembra anche un po' esagerato parlare. Oh. Ancora un'altra cosa che studierete sono gli stili di attaccamento. Questa ve la ritrovate pure in tutti i corsi. Lo svantaggio socioculturale. E via, si parte. Poi arriviamo finalmente ai disturbi. Non vedo l'ora. Così vediamo quanti di queste cose io ce le ho. Ah, un'altra cosa, sappiate che quando studierete psicologia, quando inizierete a studiare nel dettaglio determinati disturbi, inizierete: questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Normalizziamo, è del tutto normale, il 95%, se non il 99%, se non il 100% degli studenti è concorde su questa cosa. Tutti ci comportiamo così, quindi non vi preoccupate, è tutto normale. Adesso invece di continuare a fare questi monologhi dovrei studiare ed è quello che farò. Devo dire che però è stato fatto molto bene, interessante questo capitolo, perché comunque, soprattutto in riferimento qua parlava della sindrome di Down, si è visto come, le condizioni psicologiche negli anni siano nettamente migliorate. E questo conferma l'importanza di quello che dicevo del fattore ambientale piuttosto che biologico. E poi, rispetto ad altri disturbi, rispetto a dei disturbi psicologici, la ricerca genetica contemporanea dimostra il contributo, di geni
che dimostrano una predisposizione ma non una causalità, quindi si è predisposti ad avere una certa magari patologia, però poi è come se l'attivazione di quei geni, passatemi un po', sia poi determinata dall'ambiente di crescita. E questo poi c'è il classico studio sui gemelli monozigoti che infatti mi sta già riportando. Anche questo lo studierete in tutti i corsi, magari non proprio tutti, ecco, forse psicometria vi salvate. Per esempio, la familiarità è la possibilità che una certa patologia, per esempio, venga tramandata e quindi, per esempio, la dislessia presenta un elevato grado di familiarità. Quindi, niente, la maggiore probabilità che compaia in un bambino se gli antenati, insomma, genitori, antenati, fratelli o parenti presentavano il disturbo. Ok, post pranzo io e Dani abbiamo visto un filmettino di cui non ricordiamo il nome, molto carino però. E adesso io mi sto mettendo un po' a studiare e Dani se la scialla leggendo. Ha solo due esami tra una settimana, ma bella vita. Il mio soggiorno da Dani è terminato, adesso sto andando dalla psicologa, sono anche un po' in anticipo perché lei essendo l'ultimo appuntamento della giornata ha qualche minuto di ritardo, per cui mi porto anche da studiare in sala d'attesa e niente, poi si torna a casina, magari riesco anche a beccare mia nipote, ma dubito. E that's it. Eccoci qua, sempre purtroppo che stanno facendo i lavori a un piano sopra il nostro, ma vabbè, speriamo che non partano col martello. In teoria, magari a quest'ora è già finito, ma durante il giorno sarà bello fare terapia con i lavori. Wow, che fatica! Sono le 7 meno un quarto. Ho fatto fare tardissimo anche la mia psicologa. Adesso torniamo a casina. Comunque, piccolo annuncio: potrebbero essere le ultime sedute perché siamo praticamente in fase di chiusura, ma ci sarà tempo e modo perché comunque tornerò poi qua a luglio dopo la sessione e vi saprò dire di più. Quindi, ups, torniamo a casa. Allora, sono arrivata a casa. Un po' tardino perché c'era un po' di traffico, poi c'era anche un incidente, eccetera. Quindi ho mangiato al volo una bresaolina e adesso mi sono fatta la tisanina, faccio una doccia e poi se riesco studio un pochino e poi mi riposo un po'. Domani mattina molto probabilmente studierò, mi sveglierò presto per studiare, poi vado in palestra con Dani e questo è quanto. Adesso mi ascolto un po' di musica mentre faccio la doccia, così mi carico per studiare. Siamo arrivati anche a questi livelli. No, vabbè, comunque sto fusa, la doccia l'ho fatta pure stamattina. Cioè, vabbè, sto veramente fusa. Me la faccio domani mattina, tanto devo allenarmi. E quindi niente, disfo la valigia e buona. Recupero anche tempo, niente canzone che mi carica. Oddio, potrei anche metterla mentre svuoto la valigia, volendo vedere. Ho appena chiuso il libro di clinica, adesso un po' di meditato relax, anche se non so quanto durerò perché sono un po' stanca, per cui nel caso crollerò e vi saluto già, così evito di mandarvi la chiusura di questo altro vlog mezzo addormentata, per cui vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi invito a lasciare un like a questo video come sempre e come ogni giorno vi ricordo che vi lascio i miei social se vi va di farvi un giro e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Con questi mezzi occhietti che si stanno chiudendo, vi do appuntamento come sempre a domani. Ciao!